Sono Kiko di B00 e in questo episodio di Jam in 2 minuti vi spiegherò l'ereditarietà delle classi. Tramite l'ereditarietà delle classi possiamo creare dei figli alle stesse, che come dice il nome prenderanno dal padre tutti i metodi e attributi. Supponiamo di voler creare la classe palla tennis, che sarà la classe figlia della classe palla. Essa erediterà tutti gli attributi e tutti i metodi, quindi il tipo, il peso, il diametro, il cambiatipo e i vari getter e setter. Quindi per dichiarare la classe scriveremo public class palla tennis extends palla, mentre per il costruttore scriveremo public palla tennis double peso double diametro. Qui è da notare come il parametro tipo sia stato omesso, questo perché sappiamo già che il tipo è tennis, da qui il nome della classe palla tennis. Quindi all'interno del costruttore, al posto di bloccare tutte le variabili, andremo a richiamare il costruttore della classe palla. Per fare ciò scriveremo super, fra parentesi, tennis diametro e peso. Il comando super permette di richiamare un metodo, in questo caso il costruttore, della classe padre. Quindi se per esempio volessimo anche richiamare il metodo cambiatipo all'interno del costruttore, scriveremo super.cambiatipo fra parentesi tennis. Una cosa importante da tenere in considerazione è che gli attributi, ad eccezione del public e protected, possono essere letti e modificati all'interno di un metodo scrivendo super.nome del metodo. Un'altra particolarità delle classi figlie è il fatto che quando creiamo l'oggetto di tipo palla, posso anche inizializzarlo con palla tennis, scrivendo palla tennis uguale new palla tennis, fra parentesi 12.0 3.0, ma non viceversa. Se il video ti ha aiutato a capire l'argomento, lascia un mi piace, altrimenti lascia un non mi piace. In ogni caso, puoi sempre commentare per aiutarmi a migliorare i video futuri.